Ciao a tutti, oggi vi voglio presentare un'app molto interessante. L'app in questione si chiama Procreate. Provata su iPad Mini 2 marchiato Dacia. Vediamo l'applicazione. Iniziamo col creare il foglio di lavoro scegliendo le dimensioni dell'immagine. Io ho scelto una risoluzione di 1920x1080. Immessi i valori desiderati, premere Crea. Automaticamente si aprirà il foglio di lavoro con sfondo bianco. Più grande è lo schermo del vostro iPad, più ampia sarà l'area di lavoro. Per ingrandirlo o spostarlo, usare due o più dita, altrimenti se si usa un solo dito, si scrive. Nella parte alta e quella laterale troviamo il menu e i comandi. Se premo sul tasto azioni, mi si aprirà un menu. Se premo su inserisci, si aprirà un sottomenu con le voci importa immagine, scatta foto, incolla dagli appunti. Scatta una foto, azionerà la fotocamera del dispositivo. Incolla dagli appunti, aprirà l'ultima immagine salvata negli appunti. Importa immagine. Andrà a cercare le immagini sul nostro rullino fotografico. Ora scelgo una foto, la importo, la metto a dimensione, ok. Su tela ci sono le funzioni. Rifletti tela orizzontale, rifletti tela verticale, copia tela negli appunti, riproduzione istantanea. Andiamo adesso su regolazioni, dove troviamo opacità livello. Con questo possiamo schiarire l'immagine. Le altre funzioni sono controllo sfocatura, sfocatura movimento, sfocatura prospettica. Nitidezza, noise, tonalità, saturazione, luminosità, bilanciamento colore, curve, ricolora. Con questo si regola le dimensioni del pennello. Con questo si regola l'opacità del pennello. Scopriamo che tipi di pennello ci offre questa app. Prima voce è disegno, dove all'interno si trovano altri tipi di pennello. Poi troviamo inchiostro, pittura, aerografo, texture, astratto, carboncini, elementi, vernice spray, ritocco, retro, luminanza, industriale, organico, acqua, pocket, artistico, nuovo set che permette di crearlo a piacimento. Su ognuno dei pennelli è possibile apportare delle modifiche. Per non andare a disegnare sopra l'immagine che ho importato dal mio rullino fotografico e inizierò a ricalcare l'immagine. Sul menu in alto troviamo il tasto per sfumare con la possibilità di scegliere il pennello che si preferisce. Il tasto per cancellare. Selezionando i livelli ci accorgiamo che è possibile eliminare completamente il livello, duplicare il livello, ci sono vari tipi di sfumatura e anche disattivare e riattivare il livello a piacimento. Adesso coloriamo un po' la nostra immagine. Io scelgo il colore nero per la carrozzeria e il blu per il resto. Molto importante.
importante usare i livelli. Inseriamo l'immagine principale e gli rendiamo l'opacità 100%. Ora salviamo l'immagine nel formato che preferiamo, dai 4 che vengono offerti: Pro, PSD, JPEG, PNG, e trasferiamo dove preferiamo. Quello che andiamo a vedere ora è una funzione che si chiama riproduzione istantanea, che è molto divertente. Vi farà rivedere tutti i procedimenti che avete adottato per creare le immagini o il disegno. Via via che la uso imparo cose nuove, imparo ad utilizzarla e a creare lavori sempre migliori. Sicuramente la consiglio, la valutazione non può essere che positiva.